Radio Radicale, siamo con Augusto Minzolini per parlare un po' della drammatica situazione della maggioranza e del governo. Oggi tutti. Un attimo, posso dirti che Sì. veramente, ma è favoloso questo, è un dipinto del 600. Dove l'avete preso? Cristi? Sì, indubbiamente. Investite in opere d'arte, questo lo trovo Beh, certo, assolutamente. bisogna sempre investire in cultura. Ho sempre detto che i radicali guardano oltre il loro naso. Certo. Allora, tutti quanti oggi si aspettano che succeda qualcosa e l'attesa è insomma sul fatto che il Presidente del Consiglio possa salire al Quirinale per dare le dimissioni. Allora, è un'ipotesi credibile? Beh, se non esistono i presupposti per trovare per la scadenza di mercoledì o giovedì il numero di senatori necessari per salvaguardare il ministro della giustizia Bonafede, è chiaro che io penso che quella sia la strada maestra. Tieni conto che c'è una fragilità già ad esempio sul tipo di scadenza, su quando sarà decisa la data, perché ho letto che il governo vuole andare a giovedì, ma per andare a giovedì dovrebbe avere una maggioranza nella conferenza dei capigruppo che al momento non ha, perché i renziani anche nella conferenza dei capigruppo fanno maggioranza. Se si spostano dall'altra parte, il governo non ha la possibilità di cambiare in capigruppo la data e quindi bisognerebbe passare all'aula. Questo per dirti la fragilità di questa maggioranza. E poi contemporaneamente perché è evidente che per quanto riguarda quel tema, quello della giustizia, anche gli acquisiti nell'ultima votazione, Casini che lo ha detto, la Leonardo che l'ha detto, Nencini che non l'ha detto ma di fatto lo farà capire, è evidente che su quei temi, quelli della giustizia e del garantismo, c'è una distanza siderale tra le posizioni di un ministro che di fatto ha abolito la prescrizione e la posizione invece dei liberali di ogni colore, che ovviamente invece sono più attenti, diciamo, ai crismi di una giustizia. Parlo Dei liberali responsabili. dei liberali, dei socialisti, degli ex democristiani, tutta gente che una politicizzazione della giustizia l'ha patita sulla propria pelle. Per cui quello non è certo l'argomento in cui la maggioranza della settimana scorsa si allarga. Ecco perché di fronte a una situazione di questo tipo, se non ci sono delle novità, Conte farebbe bene andare sopra a rimettere il mandato e poi a creare le condizioni per fare un Conte-ter. Un Conte-ter che però può partire, secondo me, soltanto dalla riproposizione della maggioranza della scorsa. Perché ti dico questo? Intanto bisogna mettere a conto una cosa, che il momento in cui lui rimette il mandato sarà il capo dello Stato ad entrare in prima persona sulla scena, farà delle consultazioni e ovviamente la sua bussola sarà quell'intento che ha espresso nel discorso di fine anno, cioè quello di creare le condizioni per un governo che abbia una base solida dal punto di vista parlamentare, quindi forte. Quindi è probabile che lui possa immaginare e esplorare altre soluzioni. Se devi tornare a una soluzione di quel tipo, ho letto su qualche giornale che parlano del fatto che ci sono i responsabili e non c'è Renzi, ma lì anche c'è un problema di fondo. Perché? Perché per dare una soggettività a questo gruppo e certificare una presenza dal punto di vista numerico di questa maggioranza, prima delle consultazioni quel gruppo si deve formare, perché altrimenti non è che può andare Conte e dire: io ho 40 persone che vengono da me. No, non funziona così, perché sarebbe come i 40 funghi di Salvini, cioè uno deve andare lì e dire: c'è un gruppo parlamentare che mi appoggia formato da 10 persone, e quindi questo è un ostacolo. Per cui alla fine, se vai a vedere, il Conte-ter cammina più sulle gambe della riproposizione della vecchia maggioranza, con Renzi, che non sulle alternative di cui parliamo in questi giorni. D'accordo? Mi Certo, segui? sì. Quindi vediamo se quella cosa lì è possibile, se Mattarella avrà intenzione di esplorare un campo più vasto, se ci sarà l'intelligenza politica da parte dell'opposizione di rendersi disponibile e contemporaneamente se, qualora questo non ci fosse, il diverbio personalistico tra Conte e Renzi sarà superato.
Anche perché io non credo che l'ultima alternativa, quella di cui si parla, sia di fatto praticabile, sia davvero realistica e non sia soltanto una minaccia portata più che altro per portare a casa il numero di qualche gatto randagio che girovaga per il Parlamento, certo. Cioè quella delle elezioni. Ecco, però mettendo in fila le dichiarazioni di Renzi, no? Di queste settimane, mi sembra di capire che oltre alle cose che voleva cambiare nel governo, l'obiettivo fosse proprio Conte, cioè di attaccare cioè, politicamente Conte e di toglierlo dalla circolazione. Possiamo dire una cosa, nel senso che quello che probabilmente voleva Renzi era una discontinuità. Una discontinuità che poteva essere data sicuramente in maniera meno lacerante con un passaggio da un Conte 2 a un Conte ter. Quello non è stato fatto. Ma è evidente che chi è che potrebbe andare su un Conte ter e chi ha vissuto già quell'esperienza. Io immagino, se parliamo di persone serie, quindi si parla soltanto di persone serie, è evidente che qualunque gruppo che entri e che abbia una sua fisionomia identitaria ha bisogno di una discontinuità maggiore, e chiaramente questa discontinuità non la può dare un premier che è stato prima premier del governo giallo-verde, poi del governo giallo-rosso, adesso non so di che governo. Per cui o lui fa allora una cosa proprio raccogliticcia, se vuole escludere i renziani, che sarebbero, diciamo, quei 10, non so, mai, quella roba lì che tu conosci bene. Ma già se lui immagina di prendere pezzi del centrodestra, si parla, non so, di un pezzo di Forza Italia, via dicendo, è chiaro che loro richiederanno una discontinuità vera che passerà proprio attraverso la figura del Presidente del Consiglio. Ecco, come hai visto la partita che ha giocato Tabacci in questi giorni, che sembrava intenzionato solo a formare un gruppo, poi a un certo punto ha detto beh, bisogna arrivare al Conte Ter. Come hai trovato questa sua strategia che ha sorpreso tutti venerdì scorso? È uno che è andato per funghi e ha trovato solo asparagi selvaggi, perché se avesse trovato chiaramente le persone disposte a formare questo gruppo, l'avrebbe già formato. Poi la cosa che ti colpisce soprattutto, che è un gruppo che per la maggior parte, e questo ti dà anche l'idea che uno deve avere pure una soggettività dal punto di vista culturale solida, riprende ex 5 Stelle. Credo, certo, che siano la maggioranza, non so se poi c'è qualcuno ancora, perché ancora non ne ho visti altri. Quindi riuscire a fare una fusione a freddo tra esperienze dei 5 Stelle, cioè quelli che dicevano che la Prima Repubblica faceva schifo, che volevano aprire con una scatoletta di tonno il Parlamento, con gente che invece ha, diciamo, le sue radici nella Prima Repubblica, nelle tradizioni dei partiti storici che hanno fatto l'Italia nel dopoguerra, mi sembra un po' complicato e artificioso. Poi si può fare tutto, ma sicuramente non è un'operazione di grande levatura. Ecco, se li prenderanno quelli dell'UDC dopo il caso Cesa? Io penso di no, perché quel problema, qualcuno dice che il problema del caso Cesa è intervenuto ed è interrotto la trattativa. Io penso di no, invece. Semmai Cesa era un ostacolo alla trattativa, perché è sempre stato forse il più deciso e radicato fautore di una linea all'interno della coalizione di centrodestra. Ora, anche per chi se ne volesse andare, c'è un macigno grosso come una casa, perché tu hai all'interno di questo governo, sotto il tetto di questo governo, possiamo dircela, uno fa finta di niente, può fare anche lo struzzo, ma abbiamo le due magistrature, seguimi, interventiste, più politicizzate. Abbiamo gli eredi delle toghe rosse e il rito davidiano, siamo d'accordo? Beh, mi sembra complicato per un esponente dell'UDC accettare quel connubio se non c'è un cambio di passo. Ma è possibile un cambio di passo quando il consigliere principale del Presidente del Consiglio è uno dei profeti del giustizialismo italiano, cioè il direttore del Fatto? Mi sembra molto complicato, anche perché Conte ha scelto la strada dello scontro che finora non gli ha portato nulla, proprio seguendo i consigli di Travaglio, certo, che non è quel generale prussiano no. Che tutti ricordiamo, lo conosciamo. L'ultima questione, Berlusconi, Salvini, chi è che tiene le carte coperte? Abbiamo visto la tua, diciamo, discussione ieri sera con Salvini. Ma sai, lì c'è una questione solamente di strategia, perché si parte da due posizioni analoghe.
la posizione che è, la posizione analoga è quella del giudizio estremamente severo nei confronti di questo governo per quello che ha fatto per quanto riguarda la pandemia, per quello che non ha fatto dal punto di vista dell'economia. Ci sono due strade. Uno dice vado lì e faccio le elezioni. Però le elezioni, purtroppo, perché bisogna anche seguire, mai come in questo momento, anche un'analisi antropologica dei referenti che ha in Parlamento, si sbattono su due temi. Il primo, della volontà che c'è sempre stata dei parlamentari di restare, e in più, in questa occasione, del risultato dell'ultimo referendum che ha abbassato il numero e che quindi ha tolto anche, diciamo, quelli che si sentivano garantiti non sono più garantiti. Quindi, di converso, se tu punti sulle elezioni in questo Parlamento, rischi soltanto di fare una cosa, di trovare a Conte i responsabili che non ha trovato finora. Allora il discorso che faccio io qual è? Qual è la priorità? Se la priorità è quella che tutti diciamo che questo governo non funziona, se lui, perché poi io non ci sto a mezzo, non è che faccio giornalista, però se tu hai quel tipo di obiettivo, è evidente che devi seguire un'altra strategia, perché dal punto di vista politico è una strategia sbagliata. Quindi devi mettere come riferimento prima il fatto di cambiare fase politica, stagione con un altro governo. Ti dirò di più, oltretutto c'è anche una motivazione. Cioè noi stiamo facendo, perché poi ce ne dimentichiamo, perché come al solito siamo quello che siamo, noi stiamo facendo un recovery plan che interviene con un indebitamento del nostro paese che dovremmo ridare indietro all'Europa nel giro di 30 anni. È possibile che in un momento del genere non si trovi, quando ne abbiamo fatti di governi tecnici, un momento insieme con una maggioranza ampia che trovi quattro punti, quattro caratterizzazioni che possono essere le infrastrutture, quello che vuoi, quattro priorità e su quello di fatto fare l'architettura di questo recovery plan. Anche perché se tu vai diviso c'è chi sta al governo adesso che prenderà degli impegni e chi arriverà dopo sarà vincolato da quegli impegni, perché non è che ogni quattro anni possiamo cambiare il nostro progetto, d'accordo? Allora sarebbe logico, intelligente, responsabile, previdente e diciamo con una visione di paese, cioè trovare un punto in comune in questo momento in cui tu dai dei filoni, in cui ognuno mette la sua parte, perché non puoi mettere tutto, e quindi cioè, da questo punto di vista fa un governo comune. Anche perché, questo non l'ho detto ieri, perché non volevo essere poi... Quindi lo dici in esclusiva Radio Radicale? No, non lo dico in esclusiva perché tu che vivi qui dentro sai come vanno le cose. Qualora partisse questo governo con una maggioranza divisa, diversa, cioè più ridotta, è chiaro che cambierebbe la legge elettorale. È chiaro che questa maggioranza qui tenterà di non fare una maggioranza, cioè una legge elettorale che sia favorevole a Salvini o alla Meloni. Quindi faranno un proporzionale. A quel punto tutta questa specie di sovrastruttura che hanno messo in piedi, questa impalcatura, viene meno, perché è evidente che con il proporzionale ognuno aumenterà la propria identità, certo. E le coalizioni perderanno. Ognuno per sé e Dio per tutti. Bravissimo. Allora capisci, cioè, che da questo punto di vista, senza voler diciamo insegnare niente, senza voler mettermi a decidere quello che deve fare, che Salvini o meno, perché ognuno fa quello che vuole, però se uno, dato che facciamo questo mestiere... Cioè, da un consiglio da amico. No, ma dici, dato che facciamo questo mestiere, giudichiamo anche le strategie, no? Non certo. È che diciamo di no. Allora, come dico che Conte ha sbagliato a non andare subito al Quirinale a dimettersi per avere subito una maggiore diciamo capacità di trattativa per un Conte ter, dico che questo atteggiamento di Salvini rischia soltanto di aiutare Conte. Certo, facciamo un toto Quirinale, quando ci sale al Quirinale, se ci sale? Allora, se ci sale ci dovrebbe salire tra domani e dopodomani. Dopo la conferenza dei capigruppo. Dopo la conferenza del gruppo o successivamente. Non, io francamente ti dico, non vedo, diciamo, nel senso, giocare ancora una partita nella situazione in cui sta il Paese, che punti ad avere una maggioranza di due voti, di un voto, di un tre voti su Bonafede, solo per avere una capacità di interdizione maggiore nella trattativa nei confronti di Renzi, mi sembra una mezza follia. Anche perché, poi diciamocela francamente, se gli va male, a quel punto non può fare né il Conte ter, né tantomeno può guidare il governo elettorale, qualora ci fossero elezioni che dovrebbe portare... certo, mica glielo fanno guidare a lui. Bravo. Allora, tu capisci, c'è solo da rimettere. Certo. Quindi se si mette un attimo e riflette e cambia casomai consigliere, potrebbe prendere una strada... A chi alludi? Eh? A chi alludi? Sempre al solito generale prussiano. Ok, va bene. Allora, grazie...
favolosi. Sì, sì, favolosi. Fai, sì, 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 fai sì. I complimenti anche al tuo direttore, che devo dire che ha un gusto. Ma certo, cioè, lui ha studiato all'estero, quindi. Ah, poi, credo che abbia anche, diciamo, credo, natali nobili, aristocratici. Sì, 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 certo, certo. Come tutti. Beh, no, lo so, siete... Ma io sono iscritto all'Araldica, me lo sono inventato. Allora, grazie Augusto Minzolini. Salve.